Sai che pensavo? Pensavo che a Mad About Music abbiamo parlato di musica da tutto il mondo e non vi ho portato nel mio mondo. Ma dai. Perché io fondamentalmente parto come speaker radiofonico, no? Questo qui infatti è il box di Radio Fantastica, qui ovviamente si vede al contrario perché c'è l'adesivo appiccicato fuori. Radio Fantastica che trasmette a livello nazionale, ovviamente il mio programma che si intitola Così Fan Tutti, guarda qua, Così Fan Tutti, va in onda dalle 18 alle 20. Su Radio Fantastica le frequenze poi te le vai a cercare, è inutile che te le dico io. La cosa interessante è che il programma ogni giorno cambia co-conduttore, ogni giorno c'è una persona diversa, il lunedì c'è una persona che mi fa la telenovela, il martedì c'è un imitatore, il mercoledì c'è una ragazza che mi parla di prezzi, il giovedì parliamo di gossip, il venerdì parliamo di medicina 33, ovviamente in maniera ironica, eh. E poi passiamo alla musica. Infatti, se tu vedi qua, questo è il nostro player che si chiama X Automation. Qui c'è la canzone che sta andando adesso, c'è Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj con Bang Bang, e dopo passiamo gli U2. Questo naturalmente è il mio migliore amico, ve lo presento, lui è il microfono, che molti conoscono, però pochi sanno che è il migliore amico di noi speaker. Questo è un computer che serve per prendere le cose da internet, per prendere quelli che sono gli sponsor. Queste sono le mie cuffie, che ci tengo a dire, che sono uguali a quelle di Linus. Fateci caso, anzi scusa, quelle di Nicola Savino, perché quelle di Linus cambia il colore, sono nere. Lì c'è il maxi schermo che praticamente non serve a nulla se non a fare un po' di farcene un vanto, perché mettiamo le nostre foto, le foto degli ospiti che vengono. Poi qui c'è il computer delle registrazioni, ogni puntata viene registrata così che poi possiamo mandare le nostre repliche sul web, le possiamo mettere in streaming, possiamo fare i podcast, possiamo fare un sacco di cose. Queste telecamere che vedete non sono per noi di Così Fan Tutti, ma sono per il programma della mattina, c'è la Catalla con Giuseppe Castiglia, lo conosciamo tutti. Palinsesto di Fantastica poi è ricchissimo, a parte alla Catalla in tre versioni c'è Passepartout con i ragazzi del pomeriggio che vanno in onda dalle 16 alle 18 e poi c'è Diretta di Cronaca con Giacomo Cagnes, che è un altro programma di informazione e tanto altro. Lui è uno dei miei compagni di viaggio, si chiama Alessio, sembra uno serio ma in realtà no, è, non lo sono affatto. È uno che fa le imitazioni. Fai saluti Urban Week con... Ok, ora che c'è le rossi, amici di Urban Week, del Papa Francesco, di Chiesa, questa è una delle... Questa è una delle minchiate che fa lui di solito. Però le cose più divertenti solitamente succedono durante la diretta, quindi facciamo così, seguiteci un attimino e vedete quello che succede mentre ci sviluppiamo i nostri argomenti in estemporanea. Vediamo un sacco di gente che passa con un sacco di buste della spesa, ma dico, oggi è martedì ragazzi. Cioè, ma possibile? La spesa si fa il sabato, si sa, il sabato... Ma c'è l'allerta meteo! Ma che cavolo dici? Ma quando mai? No, la spesa si fa il sabato, se tu il martedì compri le sottilette, c'è qualcosa che non va a casa tua. L'ultima volta che ho provato, anzi la prima e l'ultima volta che ho provato a cantare questa canzone, sono partito con la chitarra, intro pazzesco, mancavano le trombe. Poi comincia qui e tu partivi con la voce. E io facevo le trombe con la bocca. Però ho cominciato a cantare, tutto andava liscio come l'olio. Ma quando ha fatto il primo acuto, ragazzi, ho picchiato e la vicina di casa ha picchiato anche lei. Adesso dice, adesso posso picchiare io. Solo di macchina, andiamo, autoricambi, gommista e autoscuola. Sei neopatentati, perché? Scoppiano. Tanto imparate all'autoscuola, che poi andate a cambiare là. Ma se per caso anche il braccetto parte, andate. Una volta qua stavo cantando e c'era Tracy Chapman, no? E cantavo io questa un coglione.